L'armonica ce l'avevi promessa? Strano, perché non... Sì. Non ti avrei assolutamente più, poi è stata tenuta bene. Se noi andiamo, cioè, allora, però in, prova a metterla comunque, prova a metterla e andare vicino e fare qualche foto. Bello con l'armonica, mi ricorda tanto Bernardo. Poi le cicale non sanno più stare a cantare, tra i rami bagnati e chiami tracciati celesti. Inventati o reali, si apre un contatto tra braccia e asfalto, tra braccia che abbracciano, braccia da là. Dopodiché tu puoi correggere 2008, 2009, 50, cioè trovi la gradazione giusta. C'è una baby rock, non si vede. Io vado a prendere note che non so prendere. Poi va. C'è un primo attacco? Non devo essere rapidi, Basta. Adesso grida. Sembra comune. Secondo me inopportuno in questo caso, però posso anche farla. Ma l'esercizio migliore sarebbe quello di mettere a fuoco i vari piani. No, vero. Così? Sì, beh, prima era più difficile. Vabbè. Era più difficile, però se uno mette fuoco qui. No, lì. Se uno mette fuoco fra campana e questo, qui c'è già una spanna di distanza, voglio dire, a tutta apertura questo qui viene parecchio sfocato. Il tempo alto di solito si usa nelle cose in movimento veloci per fermarle. In questo caso lo uso invece per poter utilizzare un diaframma molto aperto, quindi sono costretta a bilanciare col tempo e quindi in questo caso un tempo molto alto. Il movimento, l'azione. Era Matisse che si preparava alla natura morta perfettamente, così perfetta da essere ripresa. Poi, come era perfetta, aveva stabilito il punto da cui iniziare a lavorare, prendeva e si spostava completamente dall'altro lato. Fare foto a Giorgio, non so né suonare né cantare. Ma è con lo strumento, no, è una posa, voi siete in posa per questo, con lo strumento per un disco, hai capito? Okay. Il planiante. Esatto. Qui no, dovete stare avanti.
voi avete uno sfondo come un come in studio, un fondo colorato. Dai, ma è fintissimo. Tu devi vuol picchiare veramente. E tu devi esprimere la rabbia. Devi esprimere. Io sono attrice, non sono. No, è vero, sì. Allora. Oh, adesso sì. Però è una faccia schifata. Cosa qui le brucia inesorabilmente, capisci? Sì. Cioè, adesso per dire. Però la foto c'è, ecco, sì, mentre, sì, mentre quella là sta sicura, sì, che quella sottoesposta ai diaframmi, se la vai ad aprire ti si viene fuori un rumore pazzesco, perché anche la qualità della macchina, eccetera, non è come quelle di adesso. No, però rimane il fatto che lavora. Cioè io sarò un montatore, almeno quello che desidererei fare è fare montaggio. Però mi piace tutto, cioè anche se dovessi imparare a fare montaggio video, montaggio film, tutte e due. Ah, pellicola non ho mai provato. Non mica male, potresti. A bocca aperta non è mai una cosa opportuna, perché nel movimento, nel fluire del movimento, se un video va bene, ma fermarlo con la bocca aperta non è di solito, infatti non gli dona. Questa meno, questa non è molto interessante, perché c'è un po' di confusione e poca chiarezza fra le due cose. L'assenza del bocchino dell'imboccatura del sassofono, cioè, sembra un sifone del lavandino. Questa è simpatica, sì, questo. Sì, è durata, anche è catturata, perché è durata pochissimo. Sì, o chiudi ancora di più, oppure devi aprire un po' di più. Allora, quando ci stiamo in una situazione così, che non deve succedere, per salvarla, la tagliate, tagliando a filo delle teste sopra e tagliando sotto il gomito di lui e sotto la sua mano sinistra, diventa una inquadratura così racchiusa che sembra giustificato il fatto che tu hai cercato quello. Questa è colta al volo, neanche male. Qui, in questa qui è usata il legno. Sì, che sembra acqua con i cerchi. E quando si inquadrano delle persone in movimento, un principio all'inizio, dopo si possono fare altre cose, è quello di riprenderli sempre dal basso. Sì. Cioè, quando voi avete fatto questa cosa, vi eravate in piedi e avete fatto così. Perché siete anche un po' sfaticati, perché l'ho visto, perché prima stavate a sedere, cioè ci si muove, ci si abbassa e si fotografa dal basso. Era meglio inquadrarla o chiudere su di lui o inquadrarla in verticale, non in orizzontale. Vedi? Dall'inizio, 4 di quelle che abbiamo visto avresti scelto, 3 o 4. Si faceva molto presto a scegliere. Tutta la parte destra doveva essere a fuoco. Era una buona idea, ma... Una buona idea, ecco, vabbè, questa è buona. L'altra aveva una cosa. Se tu avessi raggiunto questo livello di fuoco nell'altra, sarebbe stata più interessante. Sì, il taglio a metà gamba, sì, io non lo so. Tagliarlo alle ginocchia, questo qui. Appena sopra. Sì. Io vorrei sapere perché questa foto è obliqua. Non lo so. Oh, questa è una bella inquadratura. E invece guarda, questa è quella punta del piede di lei, quella punta del piede di lei, hai lo spazio a sinistra e lei ha tagliato il piede a destra, accidenti. Ecco, in questo caso l'inclinazione, che tanto io detesto, funziona anche perché tu la linea di colore fra i due muri, quell'angolo, in questo caso va in diagonale, quasi sull'angolo destro della foto. Questo, quindi, vedete che crea. Quindi c'è un gioco compositivo. Un gioco con le gambe. Che trova un suo fondamento. Sì, sì. Sì, questa però c'è un taglio da fare, c'è troppo, perché sì, c'è una figura. Sì, la figura è spuntata all'ultimo, la figura. Sì, sì, va bene.
per dare anche il senso del suono. A volte un direttore d'orchestra, per esempio, ha bisogno di avere più spazio davanti che dietro, perché il suono ha l'idea che vada. E anche in questo senso, questa nero a destra mi dà l'idea un po' del suono. La composizione dell'immagine prima di tutto, i fuochi subito dopo, e non crogiolatevi nell'inquadratura un po' strana a tutti i costi, nella lavorazione di Photoshop o certi eccessi nei particolari. Ricordatevi sempre che se doveste fare documentare una situazione, magari siete presi dal particolare, va bene, ma chiedetevi sempre prima di andare via: ho fatto tutto, cioè ho dato un'idea di quello che stava accadendo. Poi all'interno vedete la vostra foto, quella che vi piace di più, il particolare, la cosa strana, ma domandarvi sempre prima di uscire: cioè, ho documentato. Sì, rispettando non solo la situazione, per esempio, io dico in una situazione non protetta come questa, tutti quei bip e rumori di elettronica che ho sentito via inesorabilmente, non si deve sentire nulla mai. In una vista che stanno dicendo, ma questa punta sul 3. No, Giulio Cesare vince, secondo me no. Ma state facendo un trasferimento alle Caim, di Danaro alle Caim. Sì, già fatto, è finito ormai. Fatto, sai quando i film vedi che fa quasi il trasferimento, purtroppo.